Oddio. Qui mangiamo bene, forse. Ma troppo attenti, non la guardate direttamente. Qui ho portata, vai. Dove vai? Ma vieni qua che sei troppo bello! Sei troppo bello! Mi inchino a quel tanto genio, lui era Giusti Nick! Tranquillo, tranquillo, non ti vogliamo rubare nulla per quanto sia tutta roba fighissima. Ma che ci ha messo? Ah no, questa adesso a casa la madre il frigorifero rotto. No, ma... dici. Sì, mostra la lato B. Guarda, cioè, questa è una ventola di computer. Adesso in casa non hanno nemmeno internet. Questo era un pezzo del telefono. Questa è una bomboletta. Dell'ossigeno, di che cos'è? Dell'ossigeno. Girati, Giusti Nick. Senti, dici un po', te la faccio io la domanda. Quanto ci hai messo a preparare il tutto? Vabbè, ormai non è diventato incalcolabile perché ogni tanto ci rimetto mano. Già l'avevo fatta la prima volta un carnevale nel 2005. E dopodiché ci ho rimesso mano quando... la scomparsa di Igo 3 anni fa, allora l'ho migliorato, poi ogni tanto ci metto mano, non mi piace una cosa, non ci metto mano. Abbiamo capito che ci gioco di mano, gioco da villano, cosplay di mano, cosplay da villano, insomma, ok. Io direi se questi giudici non... ecco. Più che domanda, gli voglio fare complimenti perché io lo conosco come ispettore gadget di solito, ma sia lì che qui... riesce sempre un personaggio simpaticissimo, poi riesce sempre a fare tutti gli accessori, cioè è fantastico. Diciamo comunque, cioè, diciamo che l'ispettore Gaggio ho fatto più in marketing, in Abruzzo sono conosciuto più che ogni regione ha il suo personaggio. In Emilia Romagna ad esempio come sei conosciuto? No, sono ancora non giocato. Allora, okay, il prossimo step è l'Emilia Romagna, mettere una bandierina su ogni regione italiana. Vabbè, più vicino dovrebbe essere il Molise, perché io sono abruzzese, quindi, però cioè, non ci sono fini nel Molise. Il Molise non esiste, quindi dove è un luogo dell'anima. Ok, grazie ancora! Giusti! Ah, no, scusate, no, fermi. Abbiamo una domanda. Che vuoi? Allora, io più che fare una domanda a Giustino, volevo fare i complimenti. Hai rivelato l'identità segreta, lui sì. È Giusti Nick. Volevo veramente fare i complimenti perché lui... rappresenta quello che significa cosplay, ovvero riuscire con inventiva a creare dei bellissimi accessori attinenti al personaggio senza dover appunto utilizzare delle tecniche assurde, ma utilizzando semplicemente genialità e soprattutto mettendoci tutta la simpatia possibile, e vuol dire veramente divertirsi facendo cosplay, e io penso che Giustino ha colto in pieno questa cosa. Hai visto, ti hanno fatto un sacco di complimenti, ti hanno dato il contentino, lo zucchero, quindi non vincerai nulla, no, sei già escluso. Esatto. Allora, l'avete visto? La prossima volta personaggi antipatici, specializzati. Porta cattivi. Grazie ancora, Giusti Nick.